quando un adulto, toccato dalla grazia di Dio e dalla predicazione della Chiesa, chiede di essere ammesso al battesimo per diventare cristiano, entra nel gruppo dei catecumeni. Il primo rito di ammissione viene celebrato in parrocchia e consiste nella consegna del segno della croce e nell'impegno del catecumeno a prepararsi con la catechesi e la preghiera a fare il suo ingresso nella Santa Chiesa. Quello che è stato celebrato sabato scorso è il secondo grado del catecumenato, precisamente quello della elezione. I catecumeni ritenuti maturi per la vita cristiana vengono presentati ufficialmente al vescovo insieme ai loro padrini. Il vescovo interroga i catecumeni sulla sincerità del loro impegno e richiede la testimonianza di catechisti e padrini. Poi i catecumeni dichiarano ufficialmente il loro nome e lo scrivono sul libro della cattedrale. Qualcuno di loro sceglie in questa circostanza se utilizzare un nome nuovo da aggiungere a quello ricevuto alla nascita. Inizia così il tempo della preparazione prossima al battesimo, che coincide con la Quaresima. Il tempo sacro dei 40 giorni diventa così per loro il tempo della purificazione e della illuminazione. Per la comunità cristiana che li accompagna nella preghiera, il tempo privilegiato per prepararsi a rinnovare gli impegni e la grazia del battesimo. Nel corso delle domeniche della Samaritana, del cieco nato e della risurrezione di Lazzaro, gli eletti compiranno i cosiddetti scrutini, nei quali la loro fede viene esaminata e confermata, e ricevono le cosiddette consegne, il simbolo della fede, cioè il credo da imparare a memoria, e la preghiera del Signore, il Padre nostro, segno distintivo del cristiano. Quest'anno i catecumeni che sono stati ammessi al battesimo nella notte della risurrezione sono 30. 12 di loro sono nati in Italia, 7 vengono dall'Albania, 2 dalla Moldavia e dall'Iran. Gli altri arrivano rispettivamente da Nigeria, Cechia, Marocco, Camerun, Vietnam, Maurizio e Russia. L'età va dai 72 ai 12 anni. Rallegriamoci nel Signore, perché i nostri nomi sono scritti nei cieli.